In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratelli e sorelle, anche oggi il Signore Gesù fissa il suo sguardo su ciascuno di noi, riuniti nel giorno del Signore. I beati che oggi proclamiamo santi, illuminati e plasmati dalla vera ricchezza del Vangelo, hanno lasciato tutto e sono diventati veramente il sale della terra e la luce del mondo, secondo la prospettiva indicata dal tema dell'Assemblea Speciale per Africa del Sinodo dei Vescovi che stiamo celebrando.
Essi hanno risposto con tutta la loro esistenza all'invito del Signore a seguirlo, testimoniando la carità e difendendo la verità. Guardando a loro troviamo esempi particolarmente significativi in questo anno sacerdotale. Disponiamoci ad accogliere la parola di Dio, sempre viva ed efficace. Invochiamo lo spirito di sapienza, sapendo di dover rendere conto a Dio per non aver messo in pratica i suoi comandamenti. Miserere nostri Domine. Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Et salutare in turba nobis. Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Ora la nostra celebrazione prosegue con il rito e proprio della canonizzazione. Sarà il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Monsignor Angelo Amato, che accompagnato dai postulatori si recherà ora dal Santo Padre e domanda che si proceda alla canonizzazione dei cinque beati Felinski, Coll y Guitart, De Voistos, Arne Baron e Marie de la Croix Jugan. Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram catalogo sanctorum adscrivi, la Santa Madre Chiesa et tamquam chiede che vostra santità omnibus Christi fidelibus i beati pronunciari Cesni Felinski, Sigismundum Felicem Felinski, Francisco Coll y Guitart, Damianum Josephum de Voistre, Raffaele Marnais Baron, Raffaele Arne Baron, et Maria Macruce e Marie de la Croix Jugan nell'albo dei Santi e come tali siano invocati da tutti i cristiani. Nacque nel 1822 da una nobile famiglia polacca. Il prefetto della congregazione presenta allora brevemente le biografie dei futuri santi. Rimasto orfano del padre, fu ben presto privato anche della presenza della madre, confinata in Siberia per motivi politici. Il giovane Sigismondo, brillante studente universitario, dopo aver partecipato nel 1848 alla fallimentare insurrezione polacca di Poznan contro i prussiani, iniziò a riflettere seriamente sul progetto vocazionale che si era affacciato al suo animo attento e sensibile. Intraprese così gli studi in vista del sacerdozio e nel 1855 ricevette l'ordinazione presbiterale. Da quel momento la sua vita fu un susseguirsi di impegni, tra i quali la fondazione della congregazione delle suore francescane della famiglia di Maria. Nominato arcivescovo di Varsavia, in un clima politico molto problematico, si dedicò completamente alla rinascita spirituale e morale del suo popolo e si adoperò al fine di garantire la libertà della Chiesa. Inviso alle autorità russe, fu condannato all'esilio a Yaroslavl sul Volga, dove rimase per 20 anni. Ottenne la libertà nel 1883, ma non poté tornare a Varsavia e si dedicò all'attività apostolica in ambienti rurali. Morì a Cracovia nel 1895. Fu proclamato beato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel 2002.
Il beato Francesco Colli Guitart nacque a Gombrèn in Spagna nel 1812. Per concretizzare il suo progetto vocazionale alla vita sacerdotale e religiosa, entrò nell'ordine dei frati predicatori a Gerona. Al termine del noviziato professò i voti e proseguì gli studi fino all'ordinazione diaconale. Ma pochi anni dopo, in seguito alle leggi contro gli istituti religiosi, dovette abbandonare il convento. L'anno successivo fu ordinato presbitero e, d'accordo con i superiori, offrì la sua disponibilità al vescovo di Vic, che gli affidò la responsabilità di alcune parrocchie. Nel frattempo padre Francesco si era associato alla fraternità apostolica promossa da Sant'Antonio Maria Claret e, su invito di molti vescovi spagnoli, andava approfondendo il suo impegno nella predicazione al clero e nelle missioni popolari. Con grande fervore iniziò a diffondere la devozione del Rosario Perpetuo, coinvolgendo numerosissimi fedeli. Nel 1856 fondò la Congregazione delle Suore dell'Annunziata, al fine di valorizzare il ruolo delle donne e dei ceti sociali più svantaggiati, coinvolgendole nel servizio e nella promozione dei poveri. Morì a Vic nel 1875. Fu beatificato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel 1979. Il beato padre Damiano Giuseppe de Voister nacque a Tremelo nelle Fiandre nel 1840 in una famiglia di agricoltori commercianti. In età giovanile entrò nella Congregazione dei Sacri Cuori e dell'Adorazione Perpetua. Professò i voti assumendo il nome di Damiano. Studiò filosofia e teologia e poi partì missionario, pur non essendo ancora sacerdote. La sua destinazione fu l'arcipelago delle isole Sandwich, oggi Hawaii, dove ricevette i sacri ordini. Prestò servizio pastorale presso diverse parrocchie proprio nel periodo in cui si andava diffondendo una grave epidemia di lepra. Le autorità decisero di relegare gli infermi colpiti dal morbo nell'isola di Molokai. Padre Damiano chiese e ottenne dal vescovo di potersi trasferire su quell'isola lebbrosario, dove iniziò la sua opera di evangelizzazione e di umana promozione, costruendo una chiesa e favorendo l'istituzione di una parrocchia, curando i corpi e le anime di persone ammalate ed emarginate, erigendo scuole e creando fattorie. Padre Damiano ebbe unanimi riconoscimenti anche dalle autorità civili e dall'opinione pubblica per la grande opera svolta nell'inferno di Molokai, dove, colpito a sua volta dalla lebbra, si spense nel 1889. Fu beatificato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel 1995. Il beato Raffaele Arnaiz Barón nacque a Burgo in Spagna nel 1911. Particolarmente dotato per le arti figurative, dopo gli studi superiori si iscrisse alla facoltà di architettura presso l'Università di Madrid. Nel frattempo, sentendosi chiamato alla vita contemplativa, si pose in devoto ascolto della volontà di Dio, verificando la sua vocazione. Nel 1934 fece il suo ingresso nel monastero cistercense di Sant'Isidro de Dueñas. Solo dopo pochi mesi, però, fu colpito da una grave forma di diabete che lo costrinse al rientro in famiglia. Ripresosi lievemente, con fede accettò la realtà della malattia, aderendo sempre più all'ideale della vita religiosa. Ottenne di essere nuovamente accolto nel monastero come semplice oblato, distinguendosi per il fedele adempimento dei suoi doveri
e per la paziente sopportazione dell'infermità. Trascorse gli ultimi dolorosi mesi di vita nell'infermeria della comunità, immerso in un'atmosfera di preghiera e di sereno abbandono alla volontà di Dio. Si spense nel 1938. Fu proclamato beato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel 1992. La beata Maria della Croce, al secolo Jeanne Jugin, nacque nel 1792 a Petite-Croix, un villaggio presso Cancale, Francia. Rimasta precocemente orfana di padre, fu costretta a lavorare per contribuire al sostegno dei familiari. All'età di 25 anni fu accolta nel terzo ordine del Cuore della Madre Ammirabile. Quindi si trasferì a Saint-Servan, dove prestò servizio presso il locale ospedale. Nel frattempo, maturata la convinzione di essere chiamata dal Signore all'assistenza degli anziani indigenti, con alcune amiche diede inizio all'opera delle Suore dei Poveri, ispirato all'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio. Nominata superiora, 3 anni dopo, però, a causa di una serie di incomprensioni, fu arbitrariamente privata dell'incarico. Successivamente, con l'inserimento della comunità in un preciso quadro istituzionale, Jeanne professò i voti religiosi e assunse il nome di Maria della Croce. Per molti anni ancora visse nel silenzio e nel nascondimento, dedicandosi serenamente alle più umili mansioni. Si spense alla Tour Saint-Joseph nel 1879. Fu beatificata dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel 1982. Abbiamo ascoltato il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Monsignor Angelo Amato, che ha presentato brevemente le biografie di questi 5 beati futuri santi. Ora, insieme a tutta la Chiesa, reciteremo la Litania dei Santi. Fratres, sorresque carissimi, Dio Patri omnipotente, preces nostra. Fratelli e sorelle carissimi, eleviamo le nostre preghiere a Dio Padre onnipotente per mezzo di Gesù Cristo. Intercedano per noi la Beata Vergine Maria e tutti i Santi, perché lo Spirito Santo illumini la nostra mente e la luce di Cristo risplenda nella Chiesa che proclama la santità di alcuni dei Suoi figli. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Sancti Angeli Dei, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, omnes sancti patriarche et profete, ora pro nobis, Sancti Petre et Paule, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis, Sancte Johannes, ora pro nobis, Sancte Toma, ora pro nobis, omnes sancti apostoli et evangeliste, ora pro nobis, Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis, o
omnes sancti discipuli Domini. Orate pro nobis. Sancte Stefane. Ora pro nobis. Sancte Ignati. Ora pro nobis. Sancte Laurenti. Ora pro nobis. Sancte Maximiliane Maria. Ora pro nobis. Sancte Perpetua et Felicitas. Ora pro nobis. Sancta Agnes. Ora pro nobis. Sancta Cecilia. Ora pro nobis. Sancta Teresia Benedicta Cruce. Ora pro nobis. Omnes sancti martires. Ora pro nobis. Sancte Gregori. Ora pro nobis. Sancte Ambrosi. Ora pro nobis. Sancte Augustine. Ora pro nobis. Sancte Athanasi. Ora pro nobis. Sancte Basili. Ora pro nobis. Sancte Martine. Ora pro nobis. Sancti Cirille et Metodi. Ora pro nobis. Sancte Francisce. Ora pro nobis. Sancte Benedicte. Ora pro nobis. Sancte Bernarde. Ora pro nobis. Sancte Francisce. Ora pro nobis. Sancte Dominice. Ora pro nobis. Sancte Toma. Ora pro nobis. Sancte Alberte. Ora pro nobis. Sancte Ignati. Ora pro nobis. Sancte Francisce. Ora pro nobis. Sancte Martine. Ora pro nobis. Sancte Johannes Maria. Ora pro nobis. Sancte Pie Decime. Ora pro nobis. Sancta Clara. Ora pro nobis. Sancta Virgitta. Ora pro nobis. Sancta Catarina. Ora pro nobis. Sancta Teresia Jesu. Ora pro nobis. Sancta Teresia Jesu Infante. Ora pro nobis. Sancta Rosa. Ora pro nobis. Sancta Maria Faustina. Ora pro nobis. Omnes sancti et sancte Dei. Ora te pro nobis. Propitius est o. Libera nos Domine. Ab omni malo. Libera nos Domine. Ab omni peccato. Libera nos. A morte perpetua, libera nos Domine. Per incarnationem tuam, libera nos Domine. Per mortem et resurrectionem tuam, libera nos Domine. Per effusionem Spiritus Sancti, libera nos Domine. Peccatores, te rogamus abitos. Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, te rogamus abitos. Ut Domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, ut operarios in messem tuam mittere digneris, te rogamus abitos. Ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus abitos. Ut non
nos met ipsos in tuo sancto servizio confortare et conservare digneris. Gesù Fili Dei vivi, Sero Camus audi nos. Christe audi nos, Christe audi nos. Christe exaudi nos, Christe exaudi nos. Preces populi tui quesumus Domini benignus. Ti preghiamo, Signore, accogli nella tua bontà le preghiere del tuo popolo e illumina le nostre menti con la luce del tuo spirito, affinché ti sia gradito il nostro devoto servizio e giovi al progresso della tua Chiesa. Ora il Santo Padre Benedetto XVI pronuncerà solennemente la formula di canonizzazione. Ad honorem sancte individue trinitatis. Ad onore della Santissima Trinità, per l'esaltazione della fede cattolica e l'incremento della vita cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l'aiuto divino e ascoltato il parere di molti nostri fratelli nell'Episcopato, dichiariamo e definiamo santi i beati Zygmunt Celesti Felinski, Francisco Cole Guitart, Josef Damian de Voisto, Raphael Arne Baron e Marie de la Croix Fugan, e li scriviamo nell'albo dei santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i santi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dopo la formula di canonizzazione, ora che la Chiesa ha 5 nuovi santi, ecco che vengono collocate accanto all'altare le reliquie dei nuovi santi. Ecco la superiora generale della postulazione di Monsignor Felinski, fondatore appunto della congregazione delle suore francescane della famiglia di Maria, insieme alla vicaria generale e una consorella brasiliana, che depongono proprio le reliquie del santo Zygmunt Felinski. Alleluia. Ora la volta della postulazione di San Francisco Cole Guitart, fondatore della congregazione delle suore domenicane dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria. Di San Raphael Arne Baron, religioso dell'ordine cistercense della Stretta Osservanza. Di padre Josef Damian de Voister, qui abbiamo presente la miracolata, la signora Audrey Toguchi, insieme al medico
della signora, della miracolata, insieme a un lebbroso delle Hawaii che hanno deposto la reliquia di San Joseph Damian de Voister. Qui invece vediamo la postulazione di San Raphael Arne Baron, cistercense dell'ordine cistercense della stretta osservanza. Ed infine la rappresentanti della postulazione di Santa Marie de la Croix, la fondatrice della congregazione delle piccole sorelle dei poveri. Ora il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Monsignor Angelo Amato, con i postulatori ringraziano il Santo Padre. Beatissime Pater, nomine sante Ecclesie. Beatissimo Padre, a nome della Santa Chiesa ringrazio Vostra Santità per la proclamazione e vi prego di voler disporre che venga redatta la lettera apostolica circa la canonizzazione avvenuta. Per acta canonizzazione, litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. E il Santo Padre risponde: lo ordiniamo. Ora lo scambio della pace con il Santo Padre per San Felinski e la postulatrice è Suor Teresa Antonetta Fracek, per San Francisco Colligart e Padre Vito Tomas Gomez Garcia Domenicano, per padre Giuseppe Damian de Voister e padre Alfred Bell, per San Raphael Arne Baron e suora Augusta Tescari, e per Santa Marie de la Croix, padre Francesco Maria Ricci. Questi sono i cinque postulatori che hanno appunto lavorato e preparato le cause per la canonizzazione.
cinque figure di esistenza cristiana esemplare, dunque, fatta di amore a Gesù, di preghiera e di carità, e altrettanti inviti a tutti noi battezzati a mettere a disposizione i nostri talenti per rimettere sull'esempio di questi nuovi cinque santi, per rimettere nella famiglia umana una cultura non di odio e di divisione, ma di misericordia e di pace, di cui tutti i cinque nostri nuovi santi ne sono stati testimoni. E ora la nostra Eucaristia prosegue con il canto del Gloria in Excelsis Deo. Oh,
preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Fiti convivite regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Con la prima lettura inizia la liturgia della parola. La prima lettura è tratta dal libro della Sapienza. È una lettura in cui ci viene indicato che la sapienza di Dio è la più preziosa di tutte le ricchezze, e la sapienza l'ha chiesta a Dio. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. Dal libro della Sapienza. J'ai supplié, pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. La preferì a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Verbum Domini. Il salmista ci offre ora un'intensa meditazione sulla caducità della vita e sulle conseguenze del peccato, disponendo così gli animi alla penitenza e alla preghiera. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Dal Salmo 89. Sacianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tu siervo. Mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Seconda lettura è tratta dalla lettera agli ebrei. L'autore di questa lettera ci dice che la parola di Dio giudica l'uomo, è simile alla spada a doppio taglio che penetra nel profondo del cuore e ci fa trovare la via della benevolenza. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest słowo Boże. Dalla lettera agli ebrei. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Verbum Domini. Dell'alleluia ci prepariamo alla proclamazione del Santo Vangelo. Il Vangelo di questa 28ª domenica del tempo ordinario è tratto da Marco capitolo 10 versetti 17 al 30, dove il messaggio che ci giunge è proprio quello che l'amore alle ricchezze significa che noi rinunciamo a riporre la nostra fiducia in Dio Padre. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. È il versetto dell'acclamazione al Vangelo.
il Vangelo che verrà proclamato sia in latino che in lingua greca. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marco. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum egrederetur Iesus in via macurrens quida, et genuflexo ante eum rogabat eum, Magister bone, quid faciamut vitam aeternam percipiam. Iesus autem dixit ei, quid medicis bonum, nemo bonus nisi unus Deus, recepta nosti, ne occidas, ne adulteres, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem feceris, honora patrem tuum et matrem. Ile autem dixit ei, Magister, ec omnia conservavia juventute mea. Iesus autem intuitus eum dilexit eum et dixit ibi, unum tibi des, vade, quecumque abes, vende et da pauperibus, et habebis tesaurum in celo, et veni sequere me. Qui contristatus in hoc verbo habit merens, erat enim abens possessiones multas. Et circumspiciens Iesus ait discipulis suis, quam difficile, qui pecunies habent in regnum Dei introibunt. Discipuli autem obstupescebant in verbis Eius. Ad Iesus rursus respondens ait ilis, Filii, quam difficile est in regnum Dei introire. Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei. Qui magis admirabantur dicentes ad semet ipsos,
et quis potest salvus fieri. Intuens illos Iesus ait, apud homines impossibile est, sed non apud Deum. Omnia enim possibilia sunt apud Deum. Cepit Petrus ei dicere, ecce nos timissimus omnia et securi sumus te. Ait Iesus, amen dico vobis, nemo est qui reliquerit domum aut fratres, aut sorores, aut matrem, aut patrem, aut filios, aut agros, propter me et propter evangelium, qui non accipiat censies tantum nunc in tempore hoc, domos et fratres et sorores et matres et filios et agros, cum persecutionibus et in seculo futuro vitam aeternam. Verbum Domini. E ora ascolteremo proclamare lo stesso Vangelo in lingua greca. Sophia orthi acusomen tu agio Evangeliu. Irini pasin. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Προσχομέν το καιρό εκείνο εκ πορευωμένου Ιησού εισοδών προς δραμόνις και γονιπετήσας αυτόν, επερώτα αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι πίσω είνα ζωήν αιώνιον, κληρονομήσω. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός, τας εν το λασίδας, μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα. Ο δε έφη αυτό, διδάσκαλε ταύτα πάντα εφυλαξά μην ιγνεότητος μου. Ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτό, ηγάπησεν αυτόν και είπεν αυτό, εν σε υστερή είπαγε όσα έχεις πόλησον και δώς της φτωχής και έξις της αφρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Ο δε στιγνάσας επί το λόγο απήλθεν λυπούμενος, ειν γαρ έχων τίματα πολλά. Και περιβλεψάμενος ο Ιησούς λέγει τις μαθητές αυτού, πως δυσκόλος ή τα χρήματα έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού εισελεύσονται. Οι δε μαθητέ θαυούντο επί της λόγης αυτού, ο δε Ιησούς πάλιν αποκριθείς, λέγει αυτής, τέκνα πως δύσκολον έστιν εις την βασιλείαν του Θεού εισελθήν,
ευκοπότερον έστι κάμιλον διά της τριμαλίας, της ραφίδος διελθήν, η πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθήν. Οι δε περισσώς εξεπλήσοντο λέγοντες προς εαυτούς και τις δύνατε σωθήνε. Εμβλέψας αυτής ο Ιησούς λέγει παρανθρώπης αδύνατον αλλού παρά Θεό πάντα γάρδυνατα παρά το Θεό. Ήρξα το λέγειν ο Πέτρος αυτό ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήκαμεν σύ. Έφυ ο Ιησούς, αμήν λέγω ημήν, ουδες έστιν ως αφήκεν, οικίαν οι αδελφούς, οι αδελφάς, η μητέρα, η πατέρα, η τέκνα, οι αγρούς, ένεκεν εμού και ένεκεν του Ευαγγελίου, εάν μιλάβει εκατόν τα πλασίων ανήν, εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μετά διωκμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωή. Gloria a te Signore, gloria a te. Ora il Santo Padre riceverà il libro dei Vangeli, lo bacerà in segno di venerazione e benedirà tutti noi mentre il coro canterà Ad multos annos, Padre Santo. Proclamazione del Vangelo, seguirà ora l'omelia del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Con questa domanda inizio il breve dialogo che abbiamo ascoltato nella pagina evangelica tra un tale, altrove identificato come il giovane ricco, e Gesù. Non abbiamo molti dettagli circa questo anonimo personaggio. Dai pochi tratti riusciamo tuttavia a percepire il suo sincero desiderio di giungere alla vita eterna conducendo un'onesta e virtuosa esistenza terrena. Conosce infatti i comandamenti e li osserva fedelmente sin dalla giovinezza. Eppure tutto questo, che è certo importante, non basta, dice Gesù. Manca una cosa soltanto, ma qualcosa di essenziale. Vedendolo allora ben disposto, il Divino Maestro lo fissa con amore e gli propone il salto di qualità. Lo chiama all'eroismo della santità, gli chiede di abbandonare tutto per seguirlo,
vendi quello che hai e dallo ai poveri e vieni e seguimi. Vieni e seguimi. Ecco la vocazione cristiana che scaturisce da una proposta di amore del Signore e che può realizzarsi solo grazie a una nostra risposta di amore. Gesù invita i suoi discepoli al dono totale della loro vita, senza calcolo e tornaconto umano, con una fiducia senza riserve in Dio. I santi accolgono questo invito esigente e si mettono con umile docilità alla sequela di Cristo crocifisso e risorto. La loro perfezione nella logica della fede, talora umanamente incomprensibile, consiste nel non mettere più al centro se stessi, ma nello scegliere di andare controcorrente, vivendo secondo il Vangelo. Così hanno fatto i cinque santi che oggi, con grande gioia, vengono posti alla venerazione della Chiesa universale: Sigmund Szczęsny Felinski, Francisco Coligitar, Joseph Damian de Voeste, Raphael Arnaiz Parron e Marie de la Croix Jeanne Jugon. In essi contempliamo realizzate le parole dell'Apostolo Pietro: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E la consolante assicurazione di Gesù: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora 100 volte tanto insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Sigmund Szczęsny Felinski, arcibiscupo Warszawy, Savo Sicel, Skromazenia, Franciscane, Crocini Marii, Sigmund Szczęsny Felinski, arcibescovo di Varsavia, fondatore della Congregazione delle Francescane della Famiglia di Maria, dice il Santo Padre, è stato un grande testimone della fede e della carità pastorale in tempi molto difficili per la nazione e per la Chiesa in Polonia. Si preoccupò con zelo della crescita spirituale dei fedeli, aiutava i poveri e gli orfani. All'Accademia Ecclesiastica di San Pietroburgo curò una solida formazione dei sacerdoti. Come arcivescovo di Varsavia, infiammò tutti verso un rinnovamento interiore. Prima dell'insurrezione del gennaio 1863, contro l'annessione russa, mise in guardia il popolo dall'inutile spargimento del sangue. Quando però scoppiò la sommossa e ci furono le repressioni, coraggiosamente difese gli oppressi. Per ordine dello zar russo passò 20 anni in esilio a Jaroslav sul Volga, senza poter fare mai più ritorno nella sua diocesi. In ogni situazione conservò incrollabile la fiducia nella divina provvidenza e così pregava: «O Dio, proteggici non dalle tribolazioni e dalle preoccupazioni di questo mondo, solo moltiplica l'amore nei nostri cuori e fa che con la più profonda umiltà manteniamo l'infinita fiducia nel tuo aiuto e nella tua misericordia». Oggi il suo donarsi a Dio e agli uomini, pieno di fiducia e di amore, diventa un fulgido esempio per tutta la Chiesa. San Paolo nos ricorda nella seconda lettura che la parola di Dio è viva e efficace. In ella il Padre, che sta nel cielo, conversa amorosamente con sus hijos de todos los tiempos, dándoles a conocer su infinito amor y de este modo alentarlos, consolarlos y ofrecerles su designio de salvación para la humanidad y para cada persona. Consciente de ello, San Francisco Coll se dedicó con ahínco a propagarla,
compliendo así fielmente su vocación en la orden de predicadores en la que profesó. Su pasión fue predicar, en gran parte de manera itinerante, y siguiendo la forma de misiones populares, con el fin de anunciar y revivir por pueblos y ciudades de Cataluña la palabra de Dios, ayudando así a las gentes al encuentro profundo con Él, un encuentro que lleva a la conversión del corazón, a recibir con gozo la gracia divina y a mantener un diálogo constante con nuestro Señor mediante la oración. Por eso su actividad evangelizadora incluía una gran entrega al sacramento de la reconciliación, un énfasis destacado en la Eucaristía y una insistencia constante en la oración. Francisco Coll legaba al corazón de los demás porque transmitía lo que él mismo vivía con pasión en su interior, lo que ardía en su corazón, el amor de Cristo, su entrega a Él. Para que la semilla de la palabra de Dios encontrara buena tierra, Francisco fundó la congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata con el fin de dar una educación integral a niños y jóvenes, de modo que pudieran ir descubriendo la riqueza insondable que es Cristo, ese amigo fiel que nunca nos abandona ni se cansa de estar a nuestro lado, animando nuestra esperanza con su palabra de vida. Josef de Wöster, die den Namen Damian verkrech in die Kongregatie von der Heilige Harten von Jesus in Maria. Josef de Wöster, che nella congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria ha ricevuto il nome di Damian quando aveva 23 anni, nel 1863 lasciò il suo paese natale, le Fiandre, per annunciare il Vangelo all'altra parte del mondo, nelle isole Hawaii. La sua attività missionaria, che gli ha dato tanta gioia, raggiunge il suo culmine nella carità. Non senza paura e ripugnanza fece la scelta di andare nell'isola di Molokai al servizio dei lebbrosi che si trovavano là, abbandonati da tutti. Così si espose alla malattia della quale essi soffrivano. Con loro si sentì a casa. Il servitore della parola divenne così un servitore sofferente, lebbroso con i lebbrosi, durante gli ultimi 4 anni della sua vita. Per seguire Cristo, il padre Damiano non ha solo lasciato la sua patria, ma ha anche messo in gioco la sua salute. Perciò egli, come dice la parola di Gesù che ci è stata annunciata nel Vangelo di oggi, ha ricevuto la vita eterna. Al 20° anniversario della canonizzazione di nostro Saint Belge, le frère Mutia Marie, l'Église en Belgique est unie une nouvelle fois pour rendre grâce à Dieu pour l'un de ses fils reconnu comme un authentique serviteur de Dieu. Nous nous souvenons devant cette noble figure que c'est la charité qui fait l'unité. Elle l'enfante et la rend désirable. À la suite de Saint Paul, Saint Damien nous entraîne à choisir les bons combats, non pas ceux qui portent la division, mais ceux qui rassemblent. Il nous invite à ouvrir les yeux sur les lèpres qui défigurent l'humanité de nos frères et appelle encore aujourd'hui, plus que notre générosité, la charité de notre présence servante. À la figura del joven, que presenta a Jesús sus deseos de ser algo más que un buen cumplidor de los deberes que impone la ley, volviendo al Evangelio de hoy, hace de contraluces el hermano Rafael, hoy canonizado, fallecido a los 27 años, como oblato en la trapa de San Isidro de Dueñas. También él era de familia acomodada y, como él mismo dice, de alma un poco soñadora, pero cuyos sueños
no se desvanecen ante el apego a los bienes materiales y a otras metas que la vida del mundo propone a veces con gran insistencia. Él dijo sí a la propuesta de seguir a Jesús de manera inmediata y decidida, sin límites ni condiciones. De este modo inició un camino que desde aquel momento en que se dio cuenta en el monasterio de que no sabía rezar, le llevó en pocos años a las cumbres de la vida espiritual, que le relata con gran llaneza y naturalidad en numerosos escritos. El hermano Rafael, aún cercano a nosotros, nos sigue ofreciendo con su ejemplo y sus obras un recorrido atractivo, especialmente para los jóvenes que no se conforman con poco, sino que aspiran a la plena verdad, a la más indecible alegría que se alcanza por el amor de Dios. Vida de amor, y aquí la única razón de vivir, dice el nuevo santo, e insiste, del amor de Dios sale todo. Que el Señor escuche benigno una de las últimas preguntas de San Rafael Arnaiz, cuando le entregaba toda su vida, suplicando, tómame a mí y date tú al mundo. Que se dé para reanimar la vida interior de los cristianos de hoy. Que se dé para que sus hermanos de la Trapa y los centros monásticos sigan siendo ese faro que hace descubrir el íntimo anhelo de Dios que l'ha puesto en cada corazón humano. Par son œuvre admirable au service des personnes âgées les plus démunies, Sainte Marie de la Croix est aussi comme un phare pour guider nos sociétés qui ont toujours à redécouvrir la place et l'apport unique de cette période de la vie. En 1792, à Cancal, en Bretagne, Jeanne Jugon a eu le souci de la dignité de ses frères et de sœurs en humanité, que l'âge a rendu vulnérable, reconnaissant en eux la personne même du Christ. « Regardez le pauvre avec compassion, disait-elle, et Jésus vous regardera avec bonté à votre dernier jour. » Ce regard de compassion sur les personnes âgées, puisé dans sa profonde communion avec Dieu, Jeanne Jugon l'a porté à travers son service joyeux et désintéressé, exercé avec douceur et humilité du cœur, se voulant elle-même pauvre parmi les pauvres. Jeanne a vécu les mystères d'amour en acceptant en paix l'obscurité et le dépouillement jusqu'à sa mort. Son charisme est toujours d'actualité alors que tant de personnes âgées souffrent de multiples pauvretés et de solitude, étant parfois même abandonnées dans de leur famille. L'esprit d'hospitalité et d'amour fraternel, fondé sur une confiance illimitée dans la Providence, dont Jeanne Jugon trouvait la source dans les béatitudes, a illuminé toute son existence. Cet élan évangélique se poursuit aujourd'hui à travers le monde dans la congrégation des petites sœurs des pauvres qu'elle a fondée et qui témoigne à sa suite de la miséricorde de Dieu et de l'amour compatissant du cœur de Jésus pour les plus petits. Que Saint Jeanne Jugon soit pour les personnes âgées une source vive d'espérance et pour les personnes qui aiment généreusement leur service, un puissant stimulant afin de poursuivre et de développer son œuvre. Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore per il dono della santità che quest'oggi rifulge nella Chiesa con singolare bellezza. Mentre con affetto saluto ciascuno di voi, cardinali, vescovi, autorità civili e militari, sacerdoti, religiosi e religiose, fedeli laici di varie nazionalità,
che prendete parte a questa solenne celebrazione eucaristica. Vorrei rivolgere a tutti l'invito a lasciarsi attrarre dagli esempi luminosi di questi santi, a lasciarsi guidare dai loro insegnamenti, perché tutta la nostra esistenza diventi un cantico di lode all'amore di Dio. Ci ottenga questa grazia, la loro celeste intercessione e soprattutto la materna protezione di Maria, Regina dei Santi e Madre dell'umanità. Amen. E ora insieme a tutta la Chiesa proclamiamo la nostra fede cattolica. Credo in unum Deum.
la nostra solenne celebrazione eucaristica prosegue ora con col canto di offertorio e la processione offertoriale. La nostra scuola eseguirà il canto Ubi Caritas Est Vera Deus Ibi Est, dove la vera carità, la Dio, è presente. Sono i rappresentanti dei varie postulazioni, dei nuovi santi che ora portano i doni. Notiamo come qui questo bambino di 7 anni che porta il nome proprio di San Zygmunt Szczesny, parente del nuovo santo, del vescovo San Zygmunt, insieme a rappresentanti della Federazione Russa, Suor Veronica, e una delle suore brasiliane, Suor Teresina, della congregazione appunto fondata da San Zygmunt, fondatore della congregazione delle suore francescane della famiglia di Maria. Vergine Maria, fondate proprio dal nostro nuovo santo San Francisco Col e Guitart. Offertoriale. Oh,
Abbiamo ascoltato nell'omelia del Santo Padre come lui ci ha invitato proprio a rendere grazie al Signore per il dono della santità che in modo particolare oggi rifulge nella Chiesa attraverso questi nuovi 5 santi proclamati poco fa qui nella Basilica Patriarcale di San Pietro in Vaticano, e ha voluto esaltare queste figure riconoscendo quell'atteggiamento di modelli per noi tutti cristiani, in loro l'amore di Dio era praticato dalla carità in Padre Damiano, in modo particolare verso i lebbrosi che appartengono ancora all'umanità più emarginata della nostra società, così anche per quanto riguarda Maria della Croce, Santa Maria della Croce, un'autentica Madre Teresa di Calcutta, potremmo dire ante litteram, è proprio lei era denominata ancora in vita la madre dei poveri, che fonda appunto la congregazione delle piccole suore dei poveri. Orate, frate, sud mio, ma questo è un sacrificio accettabile fiat apotium patrem omnipotentem. Suscipi al Domino sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloria nomini sui, ad utilitate quo nostra, potiusque ecclesiae suae sanctae. Suscipi Domini fidelium preci. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Dominus vobiscum. Sursum corda. Alleluia Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veridinium et justum est equum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratia. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Et idio, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes. Thank you.
Vere Sanctus est Domine et merito te laudat omnes. Preghiamo ora la preghiera eucaristica terza. Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus gato casum, oblatio munda offerato nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, te precamur, ut hic munera quae tibi sacranda ditulimus, iudem Spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hic mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradibatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effondetur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium fidei. Salva Domine, salva Domine. Vive crucem et resurrectionem tua, libera Signor. Memores icito Domine, iustem fili talus tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presto lantes altum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti emulazione placarie, concediot qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu et sancto repleti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perviciat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequiva leamus, in primis cum beatissima Virgine Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum sanctis Sigismundo, Felice, Francisco, Josefo, Damiano, Raffaele et Maria a cruce, et omnibus sanctis, quorum intercessione apud te, confidimus adiuvari perpetuo. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Benedicto, cum episcopali ordine ad universo clero et omni populo acquisitionis tui. Votis huius familiae, quam tibi astaro voluisti, adesto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus, coniungi. Et fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua pereniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona, cuncta,
largiris. Per ipsum et cum ipso ed in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti et divina institutione firmati formati audimus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, iamque secondo voluntatem tuam pacificare, et coadunare dinieris qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et offerte vobis pace. È il momento dello scambio della pace, il Papa che ora ha scambiato la pace con il Cardinal Maciarski alla sua destra, l'Arcivescovo emerito di Cracovia, e con il Sua Eminenza il Cardinal Daniels, l'Arcivescovo di Mechelen, Bruxelles e in Belgio, con celebranti accanto a lui durante questa Eucaristia.
Ex Janus Dei, exequitolit peccata mundi, beati quia cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, se tantum di quervo, et sanabitur anima mia. Corpus Christi, custodem in vita. Amen.
Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita, per Cristo nostro Signore. E ora, come è consueto, prima della benedizione conclusiva di questa celebrazione, pregheremo la preghiera del Mariana, dell'Angelus, insieme al Santo Padre, ma prima ascoltiamo alcuni saluti che lui vuole rivolgerci a tutti noi qui presenti, a voi che ci seguite da casa. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Et solum etus rei seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa
che ora processionalmente lascia la Basilica Vaticana e si appresta ad uscire sul sagrato della Basilica, qui insieme a tutti noi e a tutti i presenti reciterà la preghiera mariana dell'Angelus insieme ad alcuni saluti che rivolgerà a tutti i presenti. Moltitudine di pellegrini, di persone qui riunite tutte in piazza San Pietro e che hanno partecipato e hanno potuto seguire attraverso gli schermi qui collocati in piazza la solenne celebrazione. Cari fratelli e sorelle, ascoltiamo ora il Santo Padre. Al termine di questa solenne celebrazione, il Mezzogiorno ci invita alla preghiera dell'Angelus. Prima di recitarla, desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti voi che avete voluto con la vostra devota partecipazione rendere omaggio ai nuovi santi. Un particolare pensiero va alle autorità con le delegazioni ufficiali venute da vari paesi. Vi ringrazio per la vostra presenza. Je salue avec plaisir les pèlerins francophones venus pour les canonisations. Je vous encourage, en prenant exemple sur Saint Jean Jugon, à voir le. Avoir le souci des plus pauvres et des plus petits, des blessés de la vie et des laissés pour compte de nos sociétés, surtout à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère qui célébrera dans quelques jours. En me référant au Saint-Père Damien, je vous engage également à soutenir par votre prière et par vos œuvres les personnes engagées avec générosité dans la lutte contre la lèpre et contre les autres formes de lèpre dues au manque d'amour par ignorance et lâcheté. Que votre prière puisse enfin accompagner les travaux du deuxième synode pour l'Afrique. Que Dieu vous bénisse tous. I extend cordial greetings to all the English-speaking pilgrims here this Sunday. Especially souls who have come to Rome in such great numbers for today's canonization. May this new sense accompany yous with their prayers and inspire you by the example of their holy lives. I also greet the group of survivors of the nuclear attacks on Hiroshima and Nagasaki, and I pray that the world may never again witness such mass destruction of innocent human life. May God bless all of you, as well as your families and loved ones at home. Einen herzlichen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger.
und grüße heute besonders die Neupriester aus dem Germanikum mit ihren Gästen. Der Herr schenke euch Mut und Ausdauer für euren geistlichen Dienst. Nehmen wir uns die neuen Heiligen zum Vorbild für unser Leben. Unter ihnen ist der auch in Deutschland sehr verehrte heilige Damian de Woester, der bei den Leprakranken auf der Hawaii-Insel Molokai lebte und schließlich selbst mit ihnen und für sie den tödlichen Aussatz erlitt. Weiters wollen wir den heiligen Bischof Sigmund Szczęsny-Wieliński und die heiligen Ordensleute Francisco Colligitar, Rafael Arnaiz Baron und Marie de la Croix-Jugon um ihre Fürbitte anrufen, dass Gott uns auch heute viele geistliche Berufungen schenke. Der Herr begleite euch alle mit seiner Gnade. Dirijo un caloroso saluto a los peregrinos de lengua española. In particular a los que han participado en esta gozosa ceremonia de canonización, en especial a los señores cardenales, arzobispos y obispos que han venido con ellos de España, tierra tan fecunda en frutos de santidad. El dominico. El dominico San Francisco Coll, con su entrega sacerdotale misionera, il trapense San Rafael Arnaiz Baron, con su alma interamente contemplativa, ambos fervientes devotos de la Virgen María, hacen honor a la mejor tradición religiosa y a las profundas raíces cristianas de su pueblo, que el ejemplo de la intercesión de sus nuevos santos avive en todos, y particularmente en las Dominicas de la Anunciada, en la Orden de Predicadores y en los monjes trapenses, el compromiso de seguir generosa y desinteresadamente a Cristo según la propia vocación, dando testimonio de su Evangelio en la sociedad de hoy. Saludo también a los grupos procedentes de Colombia y otros países latinoamericanos. Ich begrüße die dierbare niederländische Pilgrims. Saluto i pellegrini di lingua fiamminga che sono venuti a Roma per unirsi al ringraziamento della Chiesa per la canonizzazione del padre Damiano. Consacrato al cuore di Gesù e di Maria, questo santo sacerdote è stato condotto da Dio a lasciar fiorire la sua vocazione in un sì totale. Che l'intercessione di Nostra Signora e dell'Apostolo dei Lebbrosi liberi il mondo dalla lebbra, ci renda accoglienti all'amore di Dio e doni entusiasmo e gioia nel servizio dei nostri fratelli e sorelle, con la mia benedizione apostolica. Mit mein apostolischer Segen. Pozdrawiam serdecznie obecnych tu wiernych z Polski. Saluto cordialmente i fedeli venuti dalla Polonia. Z kardynałami. Con i cardinali, gli arcivescovi e i vescovi. Saluto tutti i polacchi che celebrando oggi la tradizionale giornata del Papa possono rallegrarsi del dono di un nuovo santo, Sigmund Szczęsny-Wieliński. Alla sua protezione affido la Chiesa in Polonia e tutta la nazione. Dio vi benedica.
Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria è la stella che orienta ogni itinerario di santità. Il suo fiat è modello di perfetta adesione alla divina volontà, il suo magnificat esprime il canto di esultanza della Chiesa, che già su questa terra gioisce per le grandi opere di Dio e nel cielo lode in eterno la sua gloria. Alla Madre di Cristo ci rivolgiamo con fiducia filiale, invocando per la sua intercessione a quella e quella dei nuovi santi pace e salvezza. Angelus Domini nunziavit Mariae. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce Angela Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Tu dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E con la recita della preghiera mariana dell'Angelus si conclude così questa solenne celebrazione eucaristica qui sul sagrato della Basilica di San Pietro. Abbiamo la gioia e rendiamo grazie a Dio tutti insieme perché 5 nostri fratelli e sorelle sono stati innalzati alla gloria degli altari e ora condividono con tutta la schiera della Chiesa Celeste, con gli angeli e tutti i santi, con Maria Vergine, con il loro Maestro, il Gesù Signore, questa santità a cui tutti noi siamo chiamati a vivere e a crescere. Ho già avuto modo di dirlo precedentemente durante la celebrazione, accogliamo questi nuovi santi come figure di esistenza cristiana esemplare, fatta di amore a